ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, è stata in visita al CIRA, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, una visita attesa che testimonia l'attenzione del governo per il settore aeronautico e spaziale. Ad accogliere il ministro e la sua delegazione sono stati i vertici del CIRA, il presidente Luigi Carrino, il direttore generale Mario Cosmo, nonché il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. Tutto il paese che coniuga sia la dimensione pubblica che quella privata nella gestione, coniuga la ricerca di base con la ricerca applicata precompetitiva e soprattutto offre un'autostrada su cui noi dobbiamo mettere veicoli, diciamo, tecnologicamente avanzati. Quindi, fuori di metafora, investire nell'internazionalizzazione. Il Presidente mi diceva pochi minuti fa che non c'è ancora quel tasso di presenza di ricercatori stranieri che un centro come CIRA potrebbe ambire ad attrarre. Investire sul rilancio di PROra, che è il programma nazionale della ricerca aerospaziale, che ormai ha una decina di anni consumati e quindi c'è bisogno di far sì che si riparta anche con la ridefinizione degli obiettivi. E quindi che sia l'anno della ricerca. Abbiamo fatto l'anno della scuola e quest'anno che sia l'anno della ricerca. Ma già la stabilità di quest'anno ha dato, mi sembra, un segnale più che di incoraggiamento. Sono 6 milioni, no, che sono stati destinati specificamente al progetto. Poi la nostra attenzione passa anche dalla casa madre di CIRA, che è ASI, che è l'Agenzia Spaziale Italiana, e a tutto appunto l'investimento che ha avuto 92 milioni aggiuntivi, oltre ai fondi che normalmente il Ministero della Ricerca dà, il nostro Ministero dà all'Agenzia Spaziale. Siamo impegnatissimi insieme ai principali contributori europei nella Stazione Spaziale Internazionale, nel riuscire a mandare i nostri astronauti nelle missioni. Insomma, Samantha Cristoforetti è la più celebre e quella che è appena ritornata, ma poi partirà Nespoli. Quindi il nostro è un paese che ha capito da tempo che lo spazio non è solo una dimensione evocativa, ma è una grande e straordinaria opportunità di sviluppo e di ricerca. Se lo perdi, non lo prendi più.